Allora, tonfo delle borse, in particolare a Milano 3,9%, ha perso oggi Piazza Affari e poi ancora notizie così che in genere creano paura e panico in certi casi. Un uomo arrestato a Euro Disneyland a Parigi con un islamico, era in compagnia di una donna, avevano il Corano, una pistola e cartucce, è stato arrestato, insomma, però non si sa nulla di più. Non so se avete saputo che invece l'uomo che girava con un fucile a Roma Termini era un fucile giocattolo che voleva portare a suo figlio. Allora questo matto, no, è partito da Nagni col fucile in mano e dice: no, ma io non ho pensato di metterlo in un sacchetto in valigia. Dice: ma non pensava di creare. No, dice, ma si è accorto che la gente era stupita. No, poi mi hanno acciuffato, però non ho visto. Vabbè, insomma, succede anche questo. Allora, i nemici non sono i ladri, i nemici sono i buonisti, tantissimi sms, siamo davvero stasera a un record quasi storico. Mirella, hai delle buste qui, no? Sì, prima di tutto, direttore, volevo salutare Caterina, troppo, che ha perso il marito Fernando, un carissimo amico mio. E anche di Giampaolo Gobbo, volevo ricordarlo perché ha fatto la grande tavolata, come abbiamo vinto il Guinness, è stato uno degli artefici, perciò volevo fare un abbraccio a Caterina per questa grande perdita e ricordare anche Fernando che se lo merita, perché era proprio l'allegria in persona. Detto questo, è arrivata un'altra busta che adesso apro, è arrivata il Banco Solidale. Che poi Vedete faccio leggere. sempre, sempre buste. L'apro in diretta perché non so, ecco, ci sono 50 euro. Cara Mirella, vai avanti, sempre così. Lucia, non posso di più, grazie, pensate. Grazie Lucia di cuore, veramente. Pensate quanto è capita la solidarietà qua nel Veneto. Guai chi tocca il Veneto. Siamo la regione con una solidarietà enorme. Altro che razzisti. Dovrebbero imparare dal Veneto a fare solidarietà, a lavorare, a essere seri, a pagare le tasse. Essere sempre in ordine, in fila. Pensate che io ho i nostri anziani che sottovoce mi chiedono: mi dai un pacco di caffè? Ecco, È vero. pensate, nonostante tutto, hanno ancora il pudore di chiedere qualcosa. Per quello ci sono stati tanti suicidi, perché noi abbiamo dentro di noi questo orgoglio veneto che fa accapponare la pelle, perché siamo veramente tanto bravi. È stato il Nord-Est la locomotiva d'Italia, non dimenticiamocelo mai. E dovrebbero aiutare il Nord-Est a riprendersi, perché abbiamo dei cervelli, delle menti enormi, enormi. Da qua parte l'Italia, ricordatevelo, giovani politici, ricordatevelo. E poi volevo dare un saluto grandissimo. Altobello di Mestre, una squadra di calcio che ci ha mandato tantissime tute a Marghera, nella nostra sede di Nuove. Marghera, nuove, nuove per i nostri bambini, perciò ringrazio di cuore questa squadra di calcio perché facciamo felici tante, tante persone, è una cosa veramente bella. Poi cercano due elettricisti a Conegliano, perciò mettetevi in contatto con la Mireluccia. E poi due scavatoristi, perciò mettetevi in contatto con me nelle zone di Padova. Cioè siamo diventati un ufficio per l'impiego. Ufficio per l'impiego, faccio la freccia in provincia. Anch'io poi ti do un numero di un Grazie. signore che potrebbe, ha una panetteria e voleva parlare con quel ragazzo che c'era Ah un sì, paio di va bene, puntate fa, direttore. quindi poi lo metteremo. Grazie, grazie di questa fiducia perché Beh, veramente, beh sì, meritata, perché grazie. fate un gran lavoro. Allora, io direi, vediamo cosa succede a Padova con Italia alle mense scolastiche. Poi torniamo in studio, sentiamo Gobbo, Amendola e gli altri ospiti. Troppi casi di morosità della mensa scolastica. Se la situazione non migliorerà, l'amministrazione potrebbe provvedere alla sospensione del servizio per i morosi. Questo è quanto è stato scritto con una circolare inviata dal dirigente scolastico della scuola primaria Volta. Esplode il caso mense a Padova. Sono oltre 6.500 i casi di famiglie che non sono in regola con i pagamenti delle quote per il servizio mensa, provocando così un buco di circa 2 milioni e mezzo di euro nelle casse del comune. Il PD va all'attacco dell'amministrazione. La novità che ci ha veramente stupiti, di cui abbiamo appreso notizia ieri, abbiamo anche potuto visionare, è una circolare che un istituto comprensivo con una dirigente scolastica si è sentita in dovere, in forza di questa delibera di giunta, di inviare a tutti i genitori.
La sospensione del servizio mensa è prevista dal regolamento degli asili dal 2009 con la giunta Zanonato, replica l'assessore Sodero. Noi con la delibera di giunta del 24 dicembre abbiamo anzi aggiunto e introdotto un'agevolazione per le famiglie con la proposta di rateizzazione delle morosità. Il Comune dunque ha deliberato a dicembre un sistema di rateizzazione per dare la possibilità a tutti di mettersi in regola. Mai nessun bambino rimarrà senza pasto e non è mai successo fino ad ora. Ma il PD parla di atteggiamento sbagliato. Un conto è recuperare l'evasione dei furbetti, altra cosa invece è estromettere dal servizio chi non può pagare, mettendo i presidi nelle condizioni di inviare circolari come quella della primaria volta. Sembrerebbe che le liste, chiamiamole quasi da una sorta di blacklist, con le famiglie morose, con indicati nomi, cognomi e cifre che devono pagare, siano addirittura circolate nelle direzioni didattiche e di conseguenza anche in mano a potenzialmente insegnanti. Servizio di Valentina Visentin, c'è Paolo Gobbo. Ma questa è una cosa comunque che da anni che purtroppo va avanti, perché tantissime famiglie, purtroppo diciamolo pure, agiscono anche in malafede. Abbiamo visto ad esempio che queste sono comunque situazioni che si spera di non arrivare mai, ma c'è ormai una esasperazione su queste cose, perché purtroppo non vengono prese in considerazione e quindi anche chi può rinuncia a giustamente a pagare il debito, che è quello della mensa del ragazzo, del bambino. Ma abbiamo visto anche che ci sono discriminazioni, chiamiamole, perché tanti dicono discriminazioni, dove un altro sindaco, non mi ricordo da dove, ha fatto una delibera dicendo vedremo, ma intanto c'è, dove i figli di famiglie che comunque possono fare ma non pagano non potranno usare i parchi pubblici. Cioè c'è tutta una situazione dove il sindaco, purtroppo dico, deve inventarsi situazioni per le quali attingere ai cittadini che sono morosi, perché ci sono ancora veramente mentalità tali che anche chi può cerca di sottrarsi. Quindi questa è una situazione che dovrebbe essere certamente messa sotto controllo e certamente comunque non dovrebbero essere i bambini discriminati, ma mi sembra che l'assessore di Padova abbia anche chiarito e abbia detto che questo non avviene, ma che comunque i controlli ISEE e compagnia cantante ci debbono essere, perché non possono, sfruttando o dicendo che loro non arrivano a X e quindi non pagano, e questo va a scapito invece di quelle persone che giustamente pagano quello che c'è da pagare. Quel dramma delle famiglie, io e mio marito 3 anni che siamo senza lavoro, abbiamo venduto tutto. Luigi Amendola, sì, sulla cosa delle mense, se vuole. Sì, sulla mensa, io ho sempre pensato una cosa fondamentale. I comuni hanno innanzitutto la possibilità, secondo me, di fare una cosa che per i cittadini è fondamentale. Innanzitutto pubblicare con l'anagrafe tributaria, quindi furbetti o non furbetti, i comuni possono tranquillamente far sapere ai cittadini chi paga quanto è il reddito di ognuno. Vietato adesso? No. L'anagrafe tributaria uno può tranquillamente. C'è una norma che lo vieta. Si può fare ancora. Quello della mensa effettivamente è un problema serio. Io partendo dal presupposto che io forse sarò all'antica, ma io non capisco perché chi fa la scuola pubblica il pomeriggio deve anche pagare il pasto, però giustamente sono servizi che vengono dati all'esterno. Ritorniamo sempre al suo discorso, i comuni sono senza soldi e è il gatto che si morde la coda. E la cosa fondamentale, ecco, che mi auguro, devo dire la verità, che fino adesso nessun bambino è rimasto mai senza il cibo. Effettivamente ci sono furbetti che parliamo delle BMW di prima, che praticamente girano tranquillamente e i sindaci si trovano costretti spesso a dover rincorrere. Dall'altra parte ci sono però tanta gente, famiglie con più figli, perché attenzione, perché un buono pasto adesso va dai 3,20, 3,50, 4 euro, considerando che se uno ha 2 figli sono 8 euro, fate il calcolo per i giorni a settimana, con gli 11.500 euro di Berti ci paga, cioè andiamo avanti
tutta la famiglia. Ci tengo a dire che noi li restituiamo, sono gli altri che si ritengono. Sì, la cosa che volevo un po' tornare anche su questo discorso, cioè la cosa che trovo scandalosa innanzitutto che si pagano, io insomma, quello che ha preso Berti l'ho preso in 5 anni da consigliere provinciale, all'incirca, perché scada a maggio, all'incirca è quella. Ma a parte questo, che la cosa che trovo scandaloso è che noi continuiamo a pagare politici 10.000, 7.000, 8.000 euro anche se si presentano 2 volte, 3 volte, 4 volte. E ritengo, e mi rilascio, scusami, al discorso che ha fatto anche lui. Cioè, se uno fa politica a tempo pieno, e in commissioni parlamentari, in commissione, è anche corretto che venga retribuito il giusto, perché se tu stai 10 ore a legiferare, finisco, giusto. Il giusto, io il giusto ho detto, non ho detto, cioè, non ho detto tale, il giusto. Certamente qui stiamo a dei livelli di sproporzione tra una pensionata che prende 500 euro al politico che va praticamente 3 volte all'anno e ne prende 11.000 al mese. La cosa che io non capisco nel nostro paese, che io impazzisco, che ogni regione ha la sua legge che regola gli stipendi, e l'europarlamentare c'ha un altro stipendio, che poi sono tutti regolati, se mi ricordo male, a quanto prendono i magistrati, una cosa del genere, poi a scalare si fa tutta una tabella. È una cosa che entri nei meandri della legge. È quello che io dico, ma è possibile che non riusciamo nemmeno a fare una legge che si dice allora tutti i consiglieri regionali prendono totte, tutti uguali, e mi auguro che ci sia una riduzione al più presto, perché allora, qui io continuo a sentire parlare, c'è stato in questi ultimi, anche nell'altra legislatura, c'è stato tutto, allora, in Veneto, nell'altra legislatura hanno fatto il gioco delle tre carte in una maniera, mi permetto di dire, veramente di pessimo gusto, vero? Volevo finire, non è una provocazione, un invito. Visto che hai preso 11.500 euro, stasera ci sono anche i veneti di Scacciate e Agrici, potresti fare anche una donazione. Intanto i nostri primi 7 mesi li abbiamo già destinati a queste famiglie qua. E quindi queste famiglie adesso riceveranno, ci stiamo organizzando, come abbiamo detto, guardando gli ISE, guardando a chi ne ha più bisogno. E quindi questo è una cosa che stiamo già facendo, questi soldi li stiamo ridando indietro, perché è scandaloso. Nella scorsa legislatura cosa hanno fatto? Si sono abbassati lo stipendio e si sono alzati i rimborsi per le spese, e quindi di fatto guadagnano più di quanto guadagnavano prima. All'atto pratico, cioè la busta paga finale è più alta rispetto a prima, però col grande gesto, come di tagliare. Si paga consiglieri regionali per fare una seduta che parte da praticamente dal confine del Veneto, ad arrivare a Venezia prendono 400 euro di rimborsi spese, una cosa del genere. Si trasferiscono stato uno che si era trasferito nel punto più lontano del Veneto. Vabbè. Cioè, una cosa pazzesca. Una cosa allucinante. Anche in Friuli Venezia Giulia. Sì. Allora, detto questo, però, se una società vuole farcela, è una società che, come si suol dire, deve accorciare. Cioè, i poveri, cosiddetti poveri adesso, devono alzarsi verso l'alto, e le persone molto ricche devono quantomeno fermarsi, non allungare la società, perché più si allunga e anche magari abbassarsi un po', cioè, nel senso, perché se no si va a rompere proprio il rapporto tra i cittadini, ed è ovvio che poi la criminalità sfocia, perché se domani mattina noi ci, così, vestiti come siamo, ci vanno a paracadutare, adesso mi invento, a Berlino, e siamo con un bambino e non abbiamo possibilità di lavorare e non ce la facciamo e siamo sul lastrico, è al terzo giorno che non mangio, entro in un negozio e mi metto una pagnotta in tasca. Sì, però sono casi che quasi non esistono. È il 13%, il 13% dei veneti sono considerati in povertà. No, parlo che 13% non esiste dei veneti. La povertà non è una scusa per la delinquenza, tanto è vero che io ti dico la verità, io padre di 2 figli non ho la possibilità, io veramente, cioè, vabbè, cioè, questo è un altro discorso, un discorso umano, allora torniamo al discorso di prima, che certo uno è giusto pagare, però dall'altra parte, quando io sento la Moretti che ci porta le critiche, quando è in assoluto il consigliere regionale con più assenze di tutti, e viene a dire a noi, ma dipende se uno lavora bene o male quanti soldi si deve guadagnare. Ma la decenza di stare zitti almeno, dalla persona che in assoluto fa più assenze di tutti. Dobbiamo mettere un GPS. Allora, questo è il punto.
E dopo appunto ci troviamo con amministratori locali, gente che sono sindaci, che hanno veramente anche responsabilità dirette sul territorio, con i cittadini devono rispondere direttamente con i cittadini, che lo devono fare ormai solo e unicamente per senso di amore civico, e noi rispettiamo tantissimo queste persone. E dall'altra parte qualcuno che viene qualche giorno al mese a Venezia e prende queste cifre mirabolanti. Allora, questo è un sistema che sta esplodendo, si tratta di riportare tutto, abbassare il livello, riportare la normalità e dare un esempio forte ai cittadini che finalmente si sta cambiando. Allora, ora in Svezia non riescono più a gestire la violenza dei giovani profughi, come non riescono più a nasconderla ai media. Allora, grazie anche a Francesco Liana, che è disoccupato, è venuto qui, magari faremo un'altra volta due chiacchiere, se vuole. Mi dica almeno che lavoro faccio, cioè che lavoro faceva. Okay. Che lavoro faceva, Liana? Carpentiere. Com'è? Carpentiere? Magazziniere, autista. Ah, magazziniere, magazziniere. E ha cercato altro lavoro e non, per ora non l'ha trovato, no, Liana? Da dove viene? Da Mogliano Veneto. Vabbè, adesso poi parlerete tutti con la Mirella, insomma, poi vediamo se c'è qualche possibilità. Magari torna anche un'altra volta quando c'è più tempo. Quando è meno bloccato. Quando è meno bloccato. Beh, insomma, non è che tutti vengono la prima volta davanti in uno studio, davanti alle telecamere. Un po' alla volta. Però ha fatto bene comunque a venire, sì. E l'abbiamo vista e poi la conosceremo. La conosceremo meglio. Allora, vediamo, Fabrizio Bazzoni, vediamo una storia paradossale da Bassano del Grappa. No? Parliamo spesso di licenziamenti, no? È chiaro che chi è licenziato è in un dramma umano e professionale senza paragoni. Però adesso scopriamo che invece chi vuole licenziarsi passa, non dico alle pene dell'inferno, ma è tutto un calvario burocratico che non ne avete idea. Moduli da riempire, una cosa da compilare online, un macello. Vediamo questo servizio da Bassano del Grappa. Se gli ultimi dati parlano di un aumento delle assunzioni, paradossalmente ora ad essere difficile non è più ottenere un contratto di lavoro, ma licenziarsi. Le nuove norme che dovrebbero semplificare la fine di un rapporto lavorativo e la denuncia della Confartigianato e di altre associazioni di categoria sono un percorso ad ostacoli sul web, condito di vari passaggi nei quali è vietato sbagliare, pene multe anche salatissime. Le sanzioni amministrative previste in caso di alterazione dei moduli vanno dai 5.000 ai 30.000 euro. All'interno di questo decreto hanno messo veramente una cosa che va al di là del ridicolo. Hanno costringeranno dal 26 di marzo un dipendente che si licenzia, quindi non licenziato, ma uno che si licenzia, a dover ricorrere a una burocrazia che è pazzesca. Dovrà compilare un modulo online, dovrà iscriversi a un sito del governo, dovrà fare tutta una serie di cose nella speranza che poi questi siti funzionino, perché abbiamo visto che sono già pseudo in blocco. E il problema non è solamente appunto per chi poi se ne va via, ma pensiamo a un lavoratore straniero. Ci toccherà corrergli dietro finché lo troviamo e fargli firmare questi documenti. Se sbaglia scattano le multe, chi paga? Il dipendente o l'azienda? Questa è l'altra cosa che non è scritta nel decreto semplificazioni. Sappiamo che se non siamo in regola un lavoratore italiano non può essere riassunto, quindi si deve mettere in regola, ma nel caso di quelli stranieri non sappiamo neanche, non abbiamo una certezza di chi poi dovrà mettergli il soldino, visto che questo paese fa tutto in funzione di qualcuno che poi paga. La buona notizia rimane il saldo positivo delle assunzioni, in una ripresa che però continua a favorire solo chi lavora con l'estero. Noi siamo positivi perché lo siamo sempre, vediamo che il mercato estero è in ripresa, nel senso che continua il trend positivo che ha. Speriamo che continui così, perché non abbiamo in questo momento un'altra alternativa, visto che il mercato interno è purtroppo ancora fermo. Servizio di Filippo Fois, questo era Sandro Venzo, è venuto molto spesso anche William Beozzo, presidente dell'API Bassano, che invitiamo nuovamente a raggiungerci qui in studio per spiegarci un po' com'è la situazione oggi, difficilissima ovviamente. Stefano Bonaldo, a Galliera Veneta come vanno le cose? Dal punto di vista economico? Vanno decisamente come tutti gli altri comuni veneti, cioè siamo costretti, ci siamo visti i trasferimenti da parte di Roma completamente tagliati. E questi mancati trasferimenti più l'IMU, sapete che l'IMU dei D2, cioè dei capannoni, resta a Roma con l'F24, neppure transita per i comuni, di fatto tutte le nostre risorse vengono drenate e trasformate in qualcos'altro, in qualche altra parte della nostra bella Italia.
E quindi c'è un senso di veramente di scoramento e di perplessità nel guardare il futuro che è assolutamente disarmante e davvero ti fa fare l'amministratore con un peso nel cuore, che, nel senso che tu sei là che togli risorse, chiedi risorse, tasse, imposte ai tuoi cittadini, anche in un paesetto come piccolo come Galliera, 7.000 abitanti, ma sai benissimo che poi la maggior parte di quelle risorse andranno sperperate in qualche altra parte. Pensiamo che Galliera produce un reddito imponibile di quasi 90 milioni di euro, quindi pensiamo parte di questi in IVA, parte in questi in altre imposte, eccetera, 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 eppure a Galliera non torna niente. Anzi, l'anno scorso abbiamo dato quasi 100.000 euro noi, col fondo di perequazione, ad altri comuni che evidentemente non riescono a gestire bene la cosa. Ecco, Roma da sempre, dall'Unità d'Italia, si allinea sul peggiore, mai sul migliore, e alla fine chi paga le conseguenze è sempre chi impara la lezione a scuola, mai chi va dietro la lavagna. Scusa se ritorno un attimo sull'argomento di buoni pasto a scuola. No? I buoni pasto sono richieste a servizio individuali, si dice, quindi chi lo chiede deve pagare. Abbiamo sempre più casi frequenti di famiglie che non hanno neanche i 2-3 euro per il buono pasto e quindi vengono a prendersi il bambino durante la pausa pranzo e poi lo riportano, oppure il comitato di genitori delle varie scuole elementari, eccetera, che se c'è qualcuno che non paga o fa fatica a pagare, presta i soldi oppure fa una coletta all'interno. Ma perché non si può mangiare il panino, scusa ti interrompo, durante la nella mensa? Uno non può portare. Succede anche questo, ad esempio ci sono alcune scuole dove hanno il tempo cosiddetto prolungato oppure il tempo maggiorato, ma capita una volta a settimana o due, succede anche il panino, però spesso i genitori tendono invece a dare una mensa più completa, tutto un discorso anche alimentare, eccetera. Però vorrei porre anche un altro accento che spesso molta gente non sa, cioè se c'è un bilancio preventivo comunale, c'è anche un bilancio consuntivo. Se mancano soldi, il ragioniere dice da qualche parte devono saltare fuori. Perché ricordatevi che ogni anno la Corte dei Conti manda una letterina a ogni comune guardando il bilancio l'anno prima. Sindaco, la interrompo un attimo solo. Maestra Stazione, oggi mia figlia è stata avvicinata in modo aggressivo da clandestino che le ha rotto le palle. Le prossime volte vado io, così ci penso io, grazie, è così che siamo... siamo combinati, immagino. Allora, no, scusi Bonaldo. Dicevo molto velocemente che c'è la Corte dei Conti che ogni anno manda una letterina di svariate pagine che controllando il bilancio, e se c'è qualcosa che non va, tipo troppi debiti, troppi mutui, troppe imposte, ci sono debiti fuori bilancio e noi amministratori siamo chiamati alla Corte dei Conti a rispondere personalmente se c'è qualcosa che non manca. A me è successo di dover fare la lettera di sfratto a persone che so benissimo che non possono pagarmi l'affitto su qualche casa comunale, ma che anzi magari aiutiamo perché sono diventati a zero reddito, ma allo stesso tempo mi devo tutelare mandando una lettera di sfratto tra virgolette. Perché? Perché può sempre arrivarti la Corte dei Conti che ti dice tu amministratore non hai agito nell'interesse della collettività. Ecco, trovare il bilanciamento tra interesse personale e interesse della collettività spesso è molto difficile e per fortuna che ci sono tanti volontari che riescono a colmare le molte lacune degli enti pubblici. Allora, interessante questo, anche nelle fabbriche c'è il bullismo adulto e anche questo distrugge chi è fragile e lavora di più. Poi l'altro diceva ci sono anche i bulli benestati, è altro che ci sono i bulli, anzi sono forse i più cattivi. Ma come mai i processi si concludono quasi sempre con la condanna dei cittadini onesti a pagare i ladri da cui hanno tentato di difendersi? Siamo in una repubblica di ladri e assassini. Allora, Agostino Solagna, Fanti d'Arresto, ci racconti un po' la vostra storia, insomma, come siete nati, eccetera. Sì, volevo ribadire lo scopo dell'associazione. Sì. L'ANFA ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e apolitica. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, patriottico, morale e culturale ed in particolare vicinanza all'istituzione militare, l'amore per la patria e il senso dell'onore. E dopo eccetera eccetera. Beh, volevo dire un'altra cosa, che a cura della nostra associazione Fanti d'Arresto sono in sistemazione dei locali ad uso museo e sede nell'ex caserma Tagliamento
in paese di Arzane Pordenone, come uso museo e anche sede. E dopo, per gli appassionati interessati, c'è un bunker della Guerra Fredda, sempre a cura dell'associazione Fanti Arresto, è stato restaurato e ripulito con concessione del demanio un posto osservazione e comando a San Michele del Carso, località Cotici, un'opera militare e si trova visibile con guide sulla sommità carsica del Monte Skofnik. Inserita nella roccia, ha una profondità di 15 metri e devasta il suo complesso di 500 metri. Tale opera venne realizzata in segreto nel 1968 e attiva fino al 90. Bene, bene, bene. Solani, allora so che lei doveva consegnare... Devo consegnare una lettera alla signora Mirella. Prego, prego. Così gliela dà direttamente... Non è da parte di Equitalia, no? No, non sono dei soldi, però è un impegno dalla parte della mia sezione, che se la signora vuol leggere cortesemente. Allora, grazie. Allora, la nostra sezione si prende l'impegno nel possibile, nell'aiuto e nella possibilità, la buona causa della signora Mirella, veneti in crisi. Di impegno fisico e materiale con raccolte di alimentari e vestiario. Grazie. Loro hanno organizzato anche una serata sabato sera che siamo andati, c'era anche il sindaco, perciò ringrazio veramente di questo contributo, di questo aiuto che tutto serve per crescere. Dai, facciamo un applauso ai fanti. Grazie. Grazie molte. Allora, nel 99 ero in Albania e ho visto una nazione comunista allo sbando e senza Stato. Noi dal 2008 siamo nella stessa situazione. 22:59 stiamo per arrivare al termine di questa edizione dei Veneti schiacciati dalla crisi. Avevamo anche altri servizi da farvi vedere, ma direi che possiamo chiudere qui. Grazie Giampaolo Gobbo. Grazie a lei. Come vede questo 2016, così in generale? Dalle cose che abbiamo detto. Da politico non posso dire che bisognerebbe essere anche un po' ottimisti. Speriamo bene. Speriamo bene, speriamo bene. Avvocato, lei è ottimista in genere o no? Sono fiducioso. Fiducioso. E domani è un altro giorno. Domani è un altro giorno. Sa chi mi ricorda un po'? Albano. No, un uomo che, di cui il giornale. Un po' Andreotti, era un po' Andreotti. Però aveva una grande. Guardi che era un uomo di. Oltre che essere un uomo di grande intelligenza, avrà avuto anche tanti. E aveva tanti difetti come tutti noi. Però lei ha anche un'ironia che lo ricorda una volta. Ha un po' lo stesso tipo. Grazie. Va bene. Grazie a tutti, arrivederci. Speriamo soprattutto, a parte gli scherzi, che l'avvocato Flagello trovi un lavoro al più presto, perché merita davvero, per la cultura, per l'esperienza e per la sua preparazione, di avere un lavoro e di dare un valido contributo allo studio legale che la dovesse reclutare. Grazie molte. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte. Arrivederci. Ciao. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi.